La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eminenza reverentissima, sia il cardinale Salvatore De Giorgi, la gioia e la felicità di questo giorno, solennità della Santissima Trinità, e in questa cittadina laurenzana anche la festa locale del Beato Egidio, all'ultima domenica del mese di maggio. Un grazie affettuoso e filiale per la sua persona, perché ha accettato subito, pochi giorni fa, questa graditissima visita nell'arcidiocesi di Acerenza e qui, in maniera particolare, a Laurenzano. La preghiera la facciamo anche insieme per la salute dell'arcivescovo Carvalho, che proprio lunedì scorso ha avuto un malessere, e quindi presentiamo al Signore anche per l'intercessione del Beato Egidio, che al più presto è il segretario arcivescovo della congregazione per i religiosi possa rimettersi al più presto. Ecco. Però abbiamo la presenza del signor Cardinale, che illustra e dà tanto onore a questa celebrazione. Noi sappiamo che è stato anche frutto di sacrifici, di viaggio per venire qui ieri pomeriggio dalla Puglia, poi in Basilicata, anche con le situazioni viarie che abbiamo. Però, a parte le nostre strade, Eminenza, abbiamo il cuore, abbiamo tanto cuore, tanta amicizia, tanta devozione per accogliere tutti e in particolare lei, cara Eminenza. Salutiamo nel signor Cardinale la presenza di Papa Francesco. Siamo ben consci che dove c'è un cardinale di Santa Romana Chiesa c'è la rappresentante del Papa. Ecco perché tanto questa accoglienza, e poi alla sua persona ovviamente, per questo affetto, questa amicizia, anche per la prontezza così squisita dello stato di mezzo. Ecco il Beato Egidio la assista, la tenga, che interceda sempre per lei e anche per tutta la Chiesa, per la nostra arcidiocesi. Io mi faccio interprete delle autorità presenti, religiose, sia dei francescani, dei fratelli sacerdoti, le autorità civili presenti, le autorità militari, ma tutta la comunità nelle sue componenti, come il parroco, e i vari comitati, il comitato d'onore per l'anno giubilare egidiano, il comitato operativo, il signor sindaco, gli altri sindaci presenti, tutte le componenti di questa comunità. Anno giubilare egidiano, 500 anni dal transito al cielo del nostro umile fraticello francescano per osservanza, e 500 anni che lui custodiava il suo corpo, che si è mantenuto incorrotto per tutti questi secoli come un segnale di protezione, un segnale di grazia, un segnale di vita eterna e di risurrezione dei corpi e della carne alla fine dei tempi. Abbiamo iniziato il 10 gennaio scorso, tutto il 2018, fino al 10 gennaio 2019. Ci sono tutti i permessi, ovviamente, per la ricondizione del corpo del Beato Egidio, anche l'intervento conservativo, i permessi della congregazione dei santi, e abbiamo svolto tutto secondo le regole canoniche, abbiamo svolto secondo le leggi della Chiesa. Adesso viviamo quest'anno giubilare. Grazie Eminenza, ancora una per la vostra. Beato Egidio con tutta la comunità. Quando qui
cosa che me lo dice, io pensavo che si trattava di avvenire di Taranto, perché io sono stato anche vescovo di Taranto e mi sono pensato che il Beato è tanto tanto. Ora, quando però è stato chiarito che non era tanto chiuso di Taranto, invece è Beato di Taranto, allora ho detto, se vede che io vuole glorificare questi sono i veri umili, proprio perché in essi si è manifestata la sua grandezza e la sua gloria. La ringrazio moltissimo anche per la gioia. Grazie questa mattina, ringrazio il sindaco, l'autorità, anche i presenti e i bambini. È stata una bellissima manifestazione di comunione e di fraternità. Non è facile che penso nei grandi città di poter godere queste manifestazioni come me. Io sono convinto che il Beato Egidio continuerà nella sua città a intercedere presso il Signore perché le nuove generazioni portino nel futuro la gloria, la fede, la speranza e della carità che egli ha testimoniato qui in terra. Siamo consapevoli comunque di essere sempre dei poveri peccatori, ma ci affidiamo alla misericordia infinita di Dio che sempre ci accoglie. Confessiamo umilmente i nostri peccati anche per ricevere la benedizione papale Francesco, del quale molto il saluto e uno detto la benedizione. Confesso
e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che Dio ha comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Con il sacramento della confermazione
Questo dono viene confermato e potenziato. E poi ci viene comunicato ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, come in questo momento. Del Padre siamo i suoi figli prediletti, perché figli adottivi. Per cui possiamo invocarlo, come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura, col nome familiare, dolcissimo, bellissimo, di Abba, che in aramaico significa papà mio. Guardate, la mattina quando vi alzate, volgete un guardo a papà, chiamate tutto papà. Guardate che cambia la vita, anche nei giorni più tristi, che è sempre un raggio di luce. Noi con Dio dobbiamo avere appunto un rapporto filiale. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il rapporto che c'era tra il popolo di Israele e Dio, e che Mosè raccomandava moltissimo, anche perché il Signore li aveva liberati dalla schiavitù in Egitto, li aveva preceduti nel cammino nel deserto, donava loro anche cibo ed acqua, parlava loro. Per noi il rapporto è ancora più intimo, proprio perché siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Il beato figlio lo aveva compreso in un modo singolare. Il suo pensiero era sempre a Dio come padre, e cercava appunto di, nel silenzio, di incontrarlo. E dove lo incontrava? L'incontrava anzitutto nella preghiera, cercava di andare in tutte le chiese che incontrava, per mettersi in colloquio col Signore davanti al tabernacolo e partecipando alla messa, che è un intimo incontro col Signore, con la Santissima Trinità. Ma non basta. Contemplava Dio Padre anche nella natura, nel creato. Gli piaceva molto appunto lavorare la terra e vedeva negli alberi, nei fiori, negli animali, la presenza appunto di Dio Creatore, e facevano a lui una corona di gioia e di gloria. Per cui ci pone il beato una domanda. Rispondiamo ciascuno di noi nel silenzio del cuore. Siamo anche noi, diamo anche noi spazio alla preghiera? Preghiamo almeno la mattina, la sera? Troviamo spazi di silenzio? Partecipiamo ogni domenica alla messa? Cerchiamo di incontrarci col Signore andando a trovarlo davanti al tabernacolo, dal quale ci invita: venite a me tutti che siete stanchi e affaticati, e io vi ristorerò. L'amore dei figli a Dio Padre si esprime anzitutto nel vivere da figli di Dio. Il nostro beato ne era convinto e osservava i comandamenti del Signore, perché Gesù ha detto: se mi amate, osservate i miei comandamenti, che non sono dei pesi sulla libertà e sulla coscienza, ma invece con la via più spedita per la nostra libertà, per essere luci. Il beato ha avuto forte questa convinzione, per cui cercava di vivere sempre in grazia di Dio, evitando il peccato, vincendo con la preghiera, il digiuno e la penitenza, le tante tentazioni e anche vessazioni del demonio, che cercava di strapparlo dal cuore di Dio col peccato, perché il peccato è la generazione dei rapporti con Dio, dei rapporti con noi stessi, dei rapporti tra di noi, dei rapporti col creato. Per cui ci pone questa seconda domanda: facciamo anche noi altrettanto, o ci mettiamo noi stessi nelle occasioni di abbandonare Dio e cedere al demonio? Siamo diventati anche coeredi di Dio con Cristo.
Per cui, anche se noi abitiamo qui sulla terra, il nostro traguardo finale è nel cielo, nella casa del Padre. E a questo traguardo dobbiamo avere gli occhi rivolti, così come ebbe inviato il Figlio. Aveva orientato tutta la sua vita verso questo traguardo, che poi è stato anche il premio finale nel trionfo della sua morte, coronata dalla incorruzione, dalla beatificazione, dall'ammirazione di quanti lo avevano conosciuto in vita e della devozione che da 5 secoli circonda la sua memoria in tutta l'Arcadia e non solo. Ci pone allora un'altra domanda. Noi crediamo veramente nella vita eterna che professiamo nel credo, o pensiamo di essere eterni qui sulla terra? Crediamo molto che siamo infastati, che il Signore ci ha riservato un'abitazione eterna, perché la morte non distrugge la vita, la morte è soltanto l'inizio della vita senza fine. Ancora, con il battesimo siamo diventati partecipi della santità di Dio, per cui noi dobbiamo manifestare nella vita la santità che abbiamo ricevuto in dono. Tutti, come ha ricordato anche recentemente Papa Francesco nella bellissima esortazione Gaudete et Exultate, tutti, nessuno escluso, siamo chiamati ad essere santi, cioè a realizzare la santità di no, compiendo i doveri di ogni giorno, anche quelli più umili, con grande amore a Dio e al prossimo. E quello che ha fatto il Beato Egidio, che già prima di entrare in convento lavorava la terra come espressione della volontà di Dio, e poi anche nel convento gli umili servizi faceva appunto con amore, proprio perché il Signore apprezza e gradisce il lavoro degli umili quando è fatto con amore. Il Signore poi ha potuto anche premiare questa sua fedeltà con doni particolari, mistici. Non si contano le grazie di quei giorni, i prodigi, i miracoli, la previsione anche del futuro, la scienza soprannaturale, l'evocazione e la rivelazione soprattutto durante la preghiera. Figli adottivi di Dio, siamo perciò fratelli di Gesù. Se siamo fratelli di Gesù, dobbiamo comportarci come Lui. Scrive San Giovanni, chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato, cioè facendo nostre quelle che Gesù ha scelto per sé, anche se in gradi diversi, come la povertà, l'umiltà, la misericordia, la purezza, la misericordia, l'amore per la giustizia e per la pace, la perseveranza nelle persecuzioni. Sono le 8 beatitudini attraverso le quali, come ha scritto anche il Papa, noi realizziamo la nostra santificazione. Però noi dobbiamo essere anche convinti che le beatitudini sono la fotografia di Gesù. Debbano essere anche la nostra fotografia. Dobbiamo modellarci di Lui e avremo la gioia del cuore, la serenità della vita. Sono la via della felicità vera, per cui dobbiamo stare attenti e non lasciarci plagiare dalle illusioni e promesse di felicità che ci dà il mondo, presentandoci gli idoli del piacere, del potere, dell'avere, del successo, che non ci danno la felicità, ma come leggiamo un giorno sui giornali, diventano cause di tante infelicità, di tante lacrime e di tanto sangue. Nel cuore della Santissima Trinità, col battesimo,
siamo diventati anche dimora, abitazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore reciproco del Padre e del Figlio. Per cui, proprio perché siamo la dimora sua, dobbiamo lasciarci condurre dal suo amore. Dobbiamo cioè amarci reciprocamente, tutti gli altri. Il comando nuovo del Signore, da questo sapranno che siete dei discepoli, siete amati tutti gli altri come io ho amato voi, è l'unica tessera di riconoscimento del cristiano. Si esprime appunto nelle forme più semplici. Dobbiamo accettarci come siamo, dobbiamo appunto volerci bene, stimarci a vicenda, sopportarci anche a vicenda. E soprattutto perdonarci a vicenda, trappando dal nostro cuore tutti i sentimenti di rivalità, di odio, di rancore, di gelosia, di maldicenza, di sospetto nei confronti degli altri. E poi, se prima ancora più completamente, nelle 14 opere di misericordia corporale e spirituale che Papa Francesco ci ha lasciato come il ricordo più bello dell'anno della misericordia. Per cui noi dobbiamo avere un grande amore, specialmente per gli ultimi con i quali il Signore ha voluto identificarsi, ritenendo un fatto o non fatto a sé quello che noi facciamo o non facciamo a loro. Anzi, ha posto questo come criterio del giudizio finale. Il Beato Egidio era fortissimamente convinto e faceva opere sempre di di mettere d'accordo anche le famiglie, di adoperarsi per venire incontro alle difficoltà dei fratelli, ma credo che soprattutto l'esempio del perdono che scaturiva dal suo cuore, perché era un cuore pieno di Spirito Santo. Le famiglie, oggi purtroppo dobbiamo dirlo con molta amarezza, le grandi città, spero non qui da voi, le famiglie sono in crisi, per tante ragioni, sia perché dall'interno si sta perdendo il senso dell'amore di Dio, sia dall'esterno perché ci sono forze culturali, politiche e sociali che la stanno destabilizzando. Dobbiamo appunto fare ricorso allo Spirito Santo, Spirito di amore, perché la preghiera, specialmente nel Santo Rosario, della quale il nostro creato da molto devoto possa appunto unire le famiglie, come diceva San Giovanni Paolo II, la preghiera del Santo Rosario unisce le famiglie, tiene sempre più unite e rinota di speranza e di gloria. Carissimi fratelli e sorelle, ci aiuti la Vergine Santa, figlia del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo, che è la icona affascinante delle beatitudini. Diceva appunto che il beato guardava continuamente a lei, chissà quante volte al giorno recitava il Santo Rosario. Se torna nelle nostre case, avremo avuto ragione di sentirci anche uniti a lui in questa preghiera tanto cara a me. Una preghiera che è la massima esaltazione della Santissima Trinità, che la sai, una preghiera evidentemente trinitaria che Cristo ci ha indicato. Ma poi ci dà anche il sostegno materno, perché noi preghiamo con lei, la mamma, preghiamo il Signore col cuore della mamma, guardiamo a lui con gli occhi della mamma, e le mani della mamma sono sempre di più di noi, perché non ci lasciamo mai abbattere dalle difficoltà della vita e dalla sofferenza, come ci ha ricordato San Paolo, perché quando siamo uniti a lei, come era unito il nostro beato, abbiamo la più grande certezza di raggiungere i vertici della santità e un giorno di essere accolti nella casa del Padre. È quello che auguro con tutto il cuore a voi e a me. Amen.
e amorato il Signore della Chiesa. Credo in tutto il mondo. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, adorata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio e la dito a Dio, Padre e Fratello. Signore, che invochiamo il tuo nome, oh Signore, in questi doni che ti presentiamo, consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te, gradito, per Cristo nostro Signore.
dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i punti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a volere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e il suo sposo, con gli Apostoli, il Beato Egidio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La sua vita, ma prima di portarci a lui come famiglia di Dio, eleviamo al Padre la preghiera che egli ci ha insegnato, chiedendo questa grazia che il suo regno, che tutta la Santissima Trinità resti sempre in noi, perché noi non possiamo restare in lui. Diciamo tutti con tutto il cuore: Padre che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto a tutti gli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, donne del cane del mondo, ami del cane di noi. Agnello di Dio, donne del cane del mondo, ami del cane di noi. Agnello di Dio, donne del cane del mondo, ami del beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la distribuzione della comunione ci saranno due ministri qui davanti all'altare, uno vicino all'altare del Beato Egidio, un altro al centro della navata e un altro al cappellone del Santissimo. Raggiungiamo con ordine il ministro a noi più vicino. Thank you.
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la perfezione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci dia pieno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. E comunicati hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il Cardinale Salvatore, il nostro Arcivescovo Francesco, della Santa Chiesa Madre, della Santa Madre Chiesa, impegnatevi a vivere santamente, in piena comunione con Dio e con i fratelli. Amen. Prima di dare la benedizione alla Padre, insieme con il vostro Arcivescovo, voglio esprimere la mia gratitudine a tutti voi per una celebrazione così devota e sentita. Grazie a Francesco, un grande coro, le autorità ancora, e a tutti voi, carissimi fedeli, particolarmente i bambini e le bambine. Portate la benedizione che stiamo per dare alle vostre famiglie, specialmente a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Dite che col vostro beato abbiamo sperimentato la bontà della Signore, abbiamo sentito la gioia di sentirci una famiglia sola, per cui la nostra fede per la Santissima Trinità diventa la sicurezza della nostra speranza e la gioia della vita terrena e carica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ha fatto cielo e terra. Per intercessione di Beato Apostolo, Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ancora grazie Eminenza, buon viaggio di rientro a Roma, un saluto carissimo a Sua Santità, a nome nostro e anche viaggio, buon viaggio insieme alla cara sorella sua, Vanni, l'assistente maresciallo Alfonso. E allora Eminenza, come è accaduto per il Beato Egidio da Taranto? La sua presenza bene augurante accade anche per il Beato Egidio da Laurenzo. Grazie a tutti noi la grazia di perseverare in questo caso.